A Roma la mobilità e il trasporto pubblico si affidano allo sviluppo delle tecnologie verso il traguardo di una città sempre più sostenibile. Ed ecco allora i progetti per una nuova centrale della mobilità, le pensiline intelligenti, i bus elettrici di ultima generazione. Il punto sui molti programmi ai quali sta lavorando Roma Capitale attraverso il Dipartimento Mobilità e i tecnici di Roma Servizi per la Mobilità e ATAC è stato oggetto di un convegno in Campidoglio il 24 giugno. Lo scenario di partenza, gli strumenti, gli sviluppi, nelle parole di Virginia Raggi. Abbiamo iniziato lavorando a un piano che è il piano della mobilità, piano urbano della mobilità sostenibile e lo abbiamo voluto fare partendo da un confronto con i cittadini che è durato un anno. Abbiamo voluto dotare la capitale di un piano a 10 anni, scenario di piano, e a 20 anni come scenario tendenziale. Di immediata esecuzione sono stati quegli interventi volti a portare a Roma i mezzi in sharing, mezzi elettrici che permettevano l'intermodalità e la multimodalità. Sono arrivati prepotentemente i monopattini sharing, sono arrivate, grazie a una modifica normativa che ci ha consentito di accelerare sulle piste e corsie ciclabili, si sono moltiplicati i chilometri di corsie ciclabili. Il tempo reale della mobilità per governare gli eventi, aumentare la sicurezza, ridurre il traffico e fornire informazioni sempre più dettagliate. Questo sarà il lavoro della nuova e super tecnologica centrale della mobilità realizzata con Almaviva. Questo sistema aiuterà in maniera fondamentale anche l'informazione e tutti i sistemi verranno messi e modificati in tempo reale attraverso gli operatori della centrale. Sono i diversi pezzi che a Roma già ci sono, li abbiamo presi, li abbiamo messi insieme. La seconda cosa su cui abbiamo puntato è l'accessibilità. L'accessibilità universale è uno dei punti più importanti del PUMS, ma noi vogliamo metterla a terra con l'implementazione di sistemi che possano raggruppare diversi imprese. E la tecnologia applicata ai trasporti a breve prenderà forma nella nuova pensilina intelligente che nasce dalla collaborazione tra Roma Servizi per la Mobilità, Citylum, Envision, Sony e ATAC. Primo esemplare nei prossimi mesi in via Mercadante. A Via Mercadante integrerà quindi una serie di informazioni, la possibilità di lasciare la bici, di ricaricare i cellulari, possibilità attraverso il wifi di ricevere le informazioni direttamente sul telefono, connettività wifi appunto. Il conteggio dei passeggeri in attesa.